24 anni attendiamo verità e giustizia. Papà Giorgio e mamma Luciana se ne sono andati con la disperazione nel cuore perché le istituzioni non sono state capaci di dare un nome e un cognome agli assassini e soprattutto ai mandanti e ai depistatori di casa nostra. Negli ultimi tempi Luciana, donna dolce e di infinito rigore etico, continuava a chiedere che almeno si ricostruisse la catena di depistaggi, di omissioni, delle omertà che hanno segnato errori e degli orrori. La sua ultima battaglia è stata quella per impedire la definitiva archiviazione del caso. Il Tribunale di Roma ha concesso anche 6 mesi per un supplemento di indagine e la Federazione della Stampa è stata ammessa come parte civile. La vostra iniziativa e il libro di Serena Marotta, documentato, rigoroso, appassionato, fanno parte di questo percorso. Diffidate di chi ci invita alla rinuncia o a lasciar perdere perché tanto non si può fare nulla. Senza iniziative come la vostra, i nomi di Ilaria e Miran avrebbero rischiato di essere oscurati e cancellati, rendendo impossibile la prosecuzione di qualsiasi battaglia per la verità e la giustizia. A prestissimo, grazie, Giuseppe Giulietti. Allora, se non ci sono, insomma, altri interventi, altre curiosità, prima di ringraziare, volevo ringraziare SkyArt che ci ha messo a disposizione anche tutto questo allestimento e che ha agevolato la nostra presentazione e che sarà a Palermo domani e dopodomani, appunto per il festival che ogni anno tocca una città italiana, e quest'anno nell'anno di Palermo, capitale italiana della cultura, sarà qui. Saremo. Ringrazio voi e i miei editori che sono stati degli editori coraggiosi perché ne ho dovute fare di battaglie per arrivare alla pubblicazione di questo libro. Ringrazio l'Associazione Siciliando che vedo presente, che ci sostiene sempre. Un grazie particolare alla mia famiglia. Anche grazie a te per questo libro, perché appunto non ci sono documenti così approfonditi e così curati, e perché non, insomma, non lascerai a un solo volume. Grazie a Rosa Cutilla che ha presentato questa presentazione, che ha fatto la presentazione. E alla prossima, presto. Grazie, grazie a tutti.